Ci siamo. Siamo là, addirittura con un minuto di anticipo. E per questo, come al solito, comincerò un poco in silenzio nel frattempo e cominciamo a fare anche le dovute condivisioni. Mi fa piacere vedere che già cominciano a connettersi varie persone. Sarò subito da voi e comincerò a presentarvi il nostro ospite misterioso. Che misterioso non è perché ovviamente, come al solito, l'ho annunciato sia ieri sul profilo Instagram che sulla pagina Facebook e anche oggi l'ho ribadito anche sul mio profilo personale Facebook. Vi ricordo a chi si sta connettendo adesso che queste live che stiamo effettuando sulla pagina di Pizza Dixit sono sempre disponibili sia sulla pagina, ovviamente resteranno disponibili anche dopo, e soprattutto possono anche essere viste tramite il gruppo Pizza Social, al quale io vi invito a iscrivervi, perché siamo già in tantini e possiamo parlare di pizza napoletana a 360 gradi. Abbiamo già un commento che adesso andremo a leggere, ma prima presenteremo l'ospite di questa sera che ci sta aspettando mentre noi facciamo le dovute condivisioni, come sempre, e come sempre, mentre anche lui ci aiuta a spargere un po' la voce nel mondo. Ci siamo quasi. Già 20 ospiti connessi, sono molto contento di questa cosa. Mi sa che l'ospite di questa sera è particolarmente accattivante per molte persone. E allora io direi che lo andiamo subito a presentare. Vediamo se c'è. Oh, abbiamo già i commenti di Sergio Boschetto. Allora, ragazzi, io direi che è il caso di iniziare. Allora, buonasera a tutti, come sempre, sono le 6:30, quindi l'orario che abbiamo deciso di dedicare alle nostre live, quando possibile, ovviamente secondo disponibilità dei pizzaioli. Questa sera abbiamo niente poco di meno che un pizzaiolo da Londra. Ebbene sì, torniamo a Londra. Lui opera nel campo principalmente della consulenza e dei corsi per pizze e dà anche una certa fama a livello internazionale. Quindi io direi, senza ulteriori indugi, andiamo a presentare, come sempre, con un grosso applauso, come se fossimo in televisione. Eccolo con noi, questa sera abbiamo Marco Fuso che ci sta già sorridendo. Buonasera, Marco. Buonasera a tutti, grazie per lo spettacolo di presentazione. Bellissimo, vero? Guarda, ci mancherebbe Gentilissimo. solo un po' di musichetta, qualche flash, anche la band di Sanremo che suona per Tamburello. te. Invece io l'unica cosa che posso fare è dedicarti la mia classica tazza di tè che alza a te e al pubblico e cominciamo a far passare un poco di commenti. C'è Sergio Boschetto che ci ha riempito di commenti, quindi mi limito a farti passare il primo. Dov'è quel pazzo di Marco Fuso? Il migliore. E Qua Sergio. c'è anche Cristian Molino che ci saluta. Ciao Cristian! Ciao E Cristian. ovviamente abbiamo i fratelli, gli Atkins siblings, come diremo in inglese per non essere sessisti, fratello e sorella, Adam e Kelly Luisa. Uno ci segue da St. Albans e l'altro ci segue da Gothenburg. Eccolo qua, Adam. What's up, guys? Hi Adam, hi Kelly, how are you? Adam and All Kelly, good. I'm so happy that you're here to follow us, but I'm sorry to tell you that we are not going to have this chat in English. It's going to be in Italian. So sorry about that, guys, but you know Marco very well, so you will have a lot of opportunities to chat with him. But this live is for the Italian people, especially in Italy, that know Marco or don't know Marco and would like to know more about him and about his job. So I will stop speaking English right now and we will continue in Italian. But thank you so much for being here with us, guys.
Quindi ho semplicemente ribadito il fatto che questa sarà una live in italiano, scusatemi, quindi non vi spaventate che ho parlato un attimo in inglese. Potremmo anche farla in inglese perché Marco parla perfettamente inglese, però ci limitiamo a rivolgerci al pubblico italiano. E Adam ci dice I'm open. You're sorry Adam. Sorry Adam. Ok, eccoci qua. Cristian Molina ha scritto Raffaele Mele, non so perché, forse perché ha visto che entrava. Comunque, non perdiamo altro tempo. Allora, Marco, grazie di essere con noi questa sera. Io, come al solito, do l'opportunità al nostro ospite di presentarsi. Ovviamente, io ho detto un paio di parole su di te, ho detto che sei un pizzaiolo di stanza a Londra, ho detto che lavori principalmente nel campo dei corsi e delle consulenze. Io direi, perché non ci riassumi in pochi minuti come dalla tua città natale, che è Lecce, sei arrivato? Intanto, come hai cominciato a fare pizza? Poi, come sei arrivato a Londra e come hai cominciato a fare l'attività che stai facendo adesso? Allora, vabbè, chi mi conosce lo sa, E mi ha prima già che presentato, mi cominciamo, un chiamo saluto ad Antonio Fucito. Fucito. Scusami se ti ho interrotto, Marco, ma un saluto ad Antonio Fucito che ci scrive: Scemo chi legge, così tanto per giusto per condividerci il suo trademark ufficiale. Mentre invece c'è Anna Aspetleg Fontaine, che non conosco, forse conoscerai tutti, dice: Peccato, Yes, I anche am sorry about that. Ok, ragazzi, allora, sono nato a Lecce circa 40 primavere fa. Diciamo che il mio background, mia mamma è figlia di un panificatore. Da piccolino, cominciando già a 10-11 anni, andavo d'estate ad aiutare il nonno. Questo l'ho fatto nel panificio fino all'età di 13-14 anni. Poi era un po' pesante per un bambino, no? Lavorare anche solo andare già alle 6 di mattina, cose di questo genere. Ma penso che lì mi è entrato dentro, diciamo che la farina, no? L'arte bianca era già un gene, visto la famiglia che c'ho dietro. Quindi da lì ho lasciato tutto per fare qualcos'altro, fino all'età di più o meno 19 anni. Quando poi mi sono, tra virgolette, affacciato al mestiere del pizzaiolo. Da lì è partito tutto. Diciamo, sono circa 20 anni ormai che faccio il pizzaiolo. I primi 10 anni della mia, fino a 30 anni, sono rimasto giù a Lecce, facendo anche varie stagioni estive un po' in giro per l'Italia. E appunto 10 anni fa, mi venne l'idea di venire in vacanza a Londra. Venivo da un periodo un po' difficile, per dirlo proprio sinceramente, tanto che feci il biglietto per 15 giorni, ma dopo 8 giorni avevo già trovato lavoro a Londra. Quindi è stata, diciamo che Londra è stato proprio un colpo di fulmine, ok? Da lì avevo già un bel po' di esperienza, quindi il fatto poi di guadagnare anche un bello stipendio, insomma, ha pesato tanto sul fatto che rimanessi in questa città fino ad adesso. Ormai sono 10 anni. In questi 10 anni, diciamo che a livello di esperienza, credo che siano stati i più importanti della mia vita, no? In quanto Londra è una città che ti dà mille opportunità. Ci sono non un treno. Noi giù in Italia, specie al sud, diciamo che aspettiamo sempre quel treno che passa. Qua non dico che i treni passano tutti i giorni, ma se li sai prendere, ne passano un bel po'. E diciamo che dopo tanta esperienza in varie pizzerie, tra cui alcune che non nomino, ma magari lo farò più avanti, poi quando arriveremo a qualche punto, diciamo che mi sono state veramente utili queste esperienze a quello che poi sto facendo ormai negli ultimi 2 o 3 anni, che è quello appunto, dal passare dal pizzaiolo ad insegnare l'arte del pizzaiolo alla gente locale, soprattutto. Da E lì questa è poi. una cosa che vogliamo specificare, di cui Esatto. parleremo, ed è il motivo per cui anche ti ho invitato, perché tu hai un'identità ben precisa come corsista e anche come consulente. Esatto, poi da lì diciamo che il passo è breve a diventare anche un consulente, no? Perché in quanto già fare i corsi ti dà una certa visibilità. Diciamo che la parte più difficile è stata quella come per chiunque, credo, a livello di lingua, no? Imparare l'inglese non è stato tanto facile. Ciao Marzio, un bacione. Però una volta che ho acquisito, diciamo,
la confidenza di poter esprimermi soprattutto con un linguaggio tecnico in inglese, quello poi mi ha dato la possibilità anche di poter lavorare all'estero, non solo più in Gran Bretagna. Quindi diciamo che grazie alla pizza, grazie al fatto di poter parlare un inglese fluente, io grazie a questo sto girando il mondo, a parte questo periodo dove ci siamo un po' tutti fermati. Però questo mi ha portato in America, mi ha portato in Australia, in giro per l'Europa, qualcosa di pazzesco. Ed è una cosa, se lo posso aggiungere, dove, ma lo dico come, con la cosa di un ragazzo umile quale mi reputo, questo sono riuscito a farlo solo con una forza di volontà interiore, che mi ha portato a fare tutto questo e soprattutto ne sono fiero perché l'ho fatto senza avere dietro nessuna grossa azienda che mi sponsorizzava, cosa che nelle scuole per pizza, no? Se non hai il molino, se non hai l'azienda che ti spinge, non è tanto facile, però ci siamo pian piano, anzi ci siamo, o ci sono, non ci sono, per me è solo un inizio, mi auguro. È solo un inizio, però tu nel giro di poco tempo hai già creato tanto. Io ti ho conosciuto, ma neanche 2 anni fa, perché ci siamo conosciuti direttamente verso fine 2018, e tu allora stavi ancora lavorando all'interno di una pizzeria, e poi è stato poco dopo, rispetto a quello che è successo, che hai avviato la tua attività di corsista e consulente, che ha avuto un boom. Guarda, prima di cominciare ad entrarci, io farei giusto una domanda, giusto perché c'è una domanda di Antonio Caldarelli, che io ringrazio perché è sempre così attento e così presente, e allora non lo voglio lasciare in attesa per rispetto, perché comunque ci rimane male se non rispondiamo subito alla domanda, però la mandiamo en passant e poi ci focalizziamo su di te. Antonio Caldarelli ci fa una domanda diretta: perché gli inglesi vanno matti per la margherita con l'anduja? E potremmo anche aggiungere: perché gli inglesi vanno matti per qualsiasi cosa che sia cremoso e piccante? Cioè, la risolviamo proprio così. Intanto ti passo gli altri commenti. Tu dai una tua Ok, allora opinione su questa cosa. ti dico subito che gli inglesi amano il piccante in generale, e amano soprattutto questa combinazione dolce piccante o cremoso piccante, li fa proprio uscire di testa. Quindi, diciamo che tutte quelle ricette che vanno un po' sull'agrodolce o sul piccante sono non solo ben viste, ma proprio accattivanti per loro. Sì. Poi l'anduja ha avuto un'esplosione negli ultimi anni, intanto Assurdo. come, esatto, in Inghilterra, Come ma io anche la penso anche in altri burrata. paesi. Esatto, Da burrata in Liguria, pugliese. sono proprio. Tra l'altro, sì, tu ne sai qualcosa. Guarda, Giuseppe Procentesi ha fatto proprio una bella osservazione. I pizzaioli sono come musicisti da strada, possono girare il mondo senza mai paura di restare senza soldi. A me piace molto Assolutamente. come metafora, perché io è una cosa che invidio a voi del mestiere, ma in generale a chi lavora nella ristorazione, inteso come chef, chi lavora col cibo. Voi in effetti potete girare il mondo senza mai aver paura di restare senza lavoro. Tralasciando la qualità del lavoro, tralasciando dove andrete a lavorare, il tipo di opportunità che vi si dà, però fare cibo, creare cibo soprattutto, è qualcosa che accomuna tutte le popolazioni e tutte le culture, anche al di là della lingua. Quindi è veramente un'arte privilegiata che avete tra le mani, che ovviamente nessuno vi ha regalato, ma che voi avete imparato con tanta costanza e Assolutamente. tanto impegno. A parte una battuta di Sergio che dice: gli inglesi amano i maccheroni sulla pizza, ma io direi, Sergio, che fortunatamente quell'epoca l'abbiamo anche abbondantemente superata. Anzi, proprio grazie a persone come voi che state esportando l'arte della pizza napoletana all'estero. C'è Dario che ci saluta. Ciao Dario, che bello che sei con Ciao noi. Dario, come stai? Allora, io direi, focalizziamoci proprio su questo aspetto internazionale, appunto, sulla possibilità di portare la pizza all'estero, soprattutto quando si conosce la lingua inglese. Perché ovviamente questa cosa che tu fai il consulente e i corsi all'estero non è una tua prerogativa, sono moltissimi pizzaioli che, come lavoro collaterale, anche se lavorano in una pizzeria, poi nei ritagli di tempo vanno a fare consulenze in altre pizzerie. Ci sono altri pizzaioli che invece si dedicano esclusivamente a quello, non hanno un loro progetto, non lavorano per nessuno, però girano il mondo esportando la pizza. Però io non so quanti di loro effettivamente conoscano la lingua inglese. E in effetti io mi chiedo: com'è possibile per un pizzaiolo, ma uno chef in generale, fare un corso con l'intermediario dell'interprete? Ecco, secondo te,
Come si può svolgere questa cosa? E poi passiamo al fatto che tu invece non hai questa terza persona, ma poi non hai un filtro, puoi andare direttamente. Però secondo te, come si pone un pizzaiolo che ha il problema della lingua nell'insegnare quest'arte? Te lo dico subito, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, perché io inizialmente ho iniziato a fare i corsi già 3 o 4 anni fa, con un inglese molto balbettante, tra virgolette, dove appunto poi mi facevo accompagnare da qualche ragazzo che lo parlava molto bene. E ti dico che non è che funzionava tantissimo, tanto che in un certo periodo mi sono proprio fermato perché rischiavo di prendere cattivi feedback. Perché non riesci, anche se tu sei il migliore pizzaiolo del mondo, non riesci a trasmettere questa cosa al 100%, diventa un po' difficile. Vuoi perché, anche perché, specialmente quando vai a fare una consulenza. Perché lì devi trasmettere la continuità di un prodotto, non solo gli ingredienti, come usarli e come fare un impasto, ma devi letteralmente spiegargli proprio tutto il percorso, tutto il processo. E se non hai un buon inglese fluente, no? Dove ti puoi far capire proprio molto bene, diventa un po' complicato. Poi ci sono dei pizzaioli, appunto, che vabbè. Si organizzano e fanno bene perché alla fine la fama li precede, quindi riescono a fare anche questo e ben, ci sta bene, cioè non è che Esatto, io è un penso problema. ovviamente alle star italiane, napoletane principalmente, che vanno a fare corsi in Giappone dove sono richiestissimi, dove là il loro status è quello quasi di una celebrità e ovviamente non ci si può aspettare da loro che parlino giapponese e quindi hanno i loro interpreti Ma là. Noi assolutamente no, ovviamente, assolutamente. esatto, ma poi possiamo parlare del Giappone come possiamo parlare di tanti altri paesi. Noi ovviamente pensiamo all'inglese, perché è una delle lingue più parlate nel mondo, diciamo la seconda assieme allo spagnolo, però ovviamente come livello di comunicazione internazionale, non come numero di parlanti, l'inglese è la lingua che ti porta dappertutto, quindi sicuramente ti apre molte più opportunità all'estero e poi ovviamente se ti trovi in un contesto come quello dove sei tu, in UK, dove è anche la lingua madre. Infatti adesso affrontiamo questo tema, c'è una domanda da parte di Roger Vella però che chiede: ciao, ma c'è molta richiesta di corsi all'estero? Ti dico la verità, quando io sono partito con i primi corsi, io credevo di dover insegnare agli italiani, tanto che i primi corsi, non avendo questa confidenza sull'inglese, erano quasi tutti in italiano. Diciamo che la richiesta da parte degli italiani all'estero non è tantissima, perché come ben sappiamo, noi siamo un popolo capace di farsi un piatto di pasta senza nessun problema, quindi ci sappiamo adeguare benissimamente. La richiesta invece viene appunto dalle persone locali ed è sì, la richiesta c'è, specialmente in UK, soprattutto perché c'è il mercato della pizza che ormai sta cavalcando quell'onda della pizza napoletana o della pizza italiana in generale ed è ormai una cosa. Cioè, è uno dei piatti Attraccia i principali sul profitti, sì, mercato. esatto. Quindi C'è sì, assolutamente. Giuseppe Procentese che fa un'altra osservazione. Un pizzaiolo può gestire meglio la difficoltà della lingua perché di solito al banco è solo ed al massimo è accompagnato da un aiutante, spesso anche lui immigrati, quindi con un inglese più facile da capire da quello autoctono. Lo chef ce l'ha più complicato comunicare, specie se è una brigata grande. Il che è un'osservazione giusta in parte, però ecco, stiamo parlando sempre non nell'ottica solo lavorativa, ma nell'ottica proprio dei corsi, nell'ottica di insegnare qualcosa per la Sì, quale non basta esatto, semplicemente la manualità. quello è, mi riporta a quando arrivai in Inghilterra, no? Qui a Londra, nella prima settimana di lavoro, o anche nel primo mese, dove praticamente non avendo un inglese di base, ma imparando i nomi degli ingredienti così al volo, avevo dei compagni di brigata albanesi che cuocevano, erano degli chef a fianco a me che parlavano un po' italiano. Io per il primo mese praticamente confondevo sempre le ancioni con gli artichoke, che sono praticamente le acciughe carciofi. Trovo Quindi i classici fischi per fiaschi. sì, te la cavi sicuramente, però a livello poi di insegnare, di trasmettere proprio l'arte del pizzaiolo è un altro discorso. Certo. Credo, eh.
No, ma io penso di sì, perché poi comunque io ho assistito anche ai tuoi corsi e il punto è che tu non è che devi avere una conoscenza della lingua perfetta, una pronuncia, una dizione. L'importante è che ti sai far capire però con un discorso, non mettendo quattro parole e sperando che la gente ci arrivi. Mi viene da pensare, se vogliamo fare una battuta su qualcosa che è diventato virale, al famoso discorso di Renzi in inglese, che quelle erano delle parole smozzicate in inglese, ma non erano dei discorsi veri e propri. Io comunque No. ho potuto venirti fare i corsi e tu comunque parli l'inglese che serve per trasmettere quella Esattamente. competenza. Allora, qua c'è una domanda da parte di Andrea Onorati. Prima di farla passiamo un altro paio di commenti. Marinara con carciofi, dunque, Antonio Caldarelli. Vabbè, c'è Ciro Sasso che ci saluta, Ciao grandissimo, un Ciro. grande abbraccio. E Antonio che ritorna sulla questione di Renzi, shish. Non so Marzio cosa si riferisse con quello è un must. Giuseppe che è d'accordo, certo, per insegnare devi saper parlare bene. Arriviamo alla domanda di Andrea che tra l'altro coglie anche il punto della questione, di quello di cui vogliamo parlare con te adesso. Cosa ne pensi dei corsi via Skype che certi consulenti offrono? In questo momento, soprattutto, tu potresti essere di parte, però diciamo, prima di parlare di quello che stai facendo adesso, ecco, in generale, cosa ne pensi della consulenza via Skype? Ah, è un discorso un po' particolare. Diciamo che non ne sono convintissimo al 100%, perché insegnare via Skype, non lo so, è una lezione un po' a sé, tra virgolette. Non so se è come guardare, vuoi imparare, ma vai praticamente a guardare un video su YouTube. Ok, c'è il metodo, te lo sto mostrando, però non potrai capire mai fino in fondo, come quando, per esempio, io sono di fronte a te e posso spiegarti, magari anche solo il fatto di toccarti una mano per farti capire quale la pressione delle tue mani sul panetto deve essere. Capito cosa intendo? Certo, no, quello lo capisco. Però, poi dipende anche da, per esempio. Io non sono convintissimo al 100%, però posso dirti che una volta ne ho fatto uno, un ragazzo italiano che ha aperto una pizzeria a Manhattan. Gli ho fatto una consulenza, ma così Skype, non ero neanche convinto di fargliela, proprio appunto perché lui voleva aprire questa pizzeria, sai, cioè non voleva avere questa responsabilità, ti senti un po', no? Colpevole se poi la cosa non va a funzionare, che per fortuna è andata benissimo, ancora ci sentiamo e lui è contentissimo. Però in questo caso gli feci una settimana, Giuseppe, tra Skype e WhatsApp, insomma, di come gestire gli impasti e cose varie, facendogli dei video, mandandogli. E diciamo che è stata anche un po' impegnativa da parte mia, perché poi ti prende del tempo, quindi. Non lo so, è un ni? È un ni. C'è Ciro Sasso che infatti è d'accordo con te, dei corsi Skype io penso sia molto diffidente, la cantilena è diversa, il tatto è molto importante e soprattutto sentire il prodotto sotto le mani. Immagino Esatto, che Giro, sono d'accordo. sia così, ovviamente ci si può immaginare che sia valido come concetto anche se non si è pizzaioli, da non pizzaiolo però, e diciamo da cliente, da uno che le pizze le mangia e non le fa, ti posso dire che però io comunque ho visto buoni risultati, come l'esempio che hai riportato tu, comunque questo Sì, ragazzo che comunque ha fatto esatto. un'ottima riuscita. Per esempio, c'è un ragazzo molto bravo che io seguo, anzi poi sono arrivato a conoscerlo e a provare anche le sue pizze, ha un canale su Instagram, un profilo su Instagram molto seguito. Lui è uno che ha imparato a fare la pizza fatta in casa. È molto intelligente, ha sviluppato delle competenze, sperimenta moltissimo. Ora tu potresti dire, fino a che fai la pizza fatta in casa e ti diverti con persone che hanno la stessa passione, si può fare quello che si vuole. Eppure lui ha fatto una consulenza a un ragazzo in India che poi è andato ad aprirla la pizzeria. Ovviamente io non ci sono ancora stato in questa pizzeria, quindi non posso verificare la qualità del prodotto, mi posso rifare solo alle immagini che questo ragazzo in India pubblica, che comunque sono, almeno esteticamente, sono molto belle. Però io credo che il punto sia nel tipo di qualità di prodotto che vuoi raggiungere. Magari se tu sei un pizzaiolo della tradizione, o che comunque si vuole avvicinare alla traduzione, non potrai mai
diciamo, percepire, ecco, i vari aspetti che comportano questo lavoro, cioè passarsi proprio la competenza al tatto, però invece non ti interessa, tu vuoi solo comunque un buon prodotto che sia soddisfacente, magari in una zona dove non esiste, e quindi puoi anche offrire una novità. Non so, tu cosa ne pensi da questo punto di vista? Beh, allora, per quanto riguarda gli amatoriali, io penso che magari qualcosina la si può fare, onestamente, perché comunque l'amatoriale poi non ha la responsabilità di fare un prodotto che deve poi far, deve preparare questo prodotto per dei clienti, insomma, non so se percepisci il senso, no? Quindi farà solo la Tu pizza a dici per casa. una pizzeria più strutturata, magari? Perché Per una poi. pizzeria, sì, chi è pizzaiolo lo sa, dietro la pizzeria non c'è solo il fatto di fare l'impasto, c'è un lavoro proprio a 360 gradi, dalle materie prime alla gestione degli impasti, alla cottura del prodotto. Infatti Dipende poi, c'è Ciro questo può Sasso dipendere. che di nuovo è d'accordo con te. Buoni risultati sicuramente, ma bisogna anche indurre al lavoro vero e proprio. Fare la pizza in casa va bene, ma operare in una pizzeria vera e propria è un tantino diverso. Certo, magari potrebbe anche essere che la persona in questione sia già avvezzo al business della ristorazione, quindi magari sa condurre un'attività ristorativa e poi Esatto, impara lo stavo a proprio fare per la pizza dire, come Ciro. prodotto. Esatto, mi trovo d'accordo con Ciro perché lo stavo proprio per dire. Poi, se magari io quel corso che feci online a questo ragazzo lo feci anche perché lui la pizza in pala la faceva già. Solo che vedendo i miei prodotti, il mio prodotto, quello che era il mio prodotto, insomma, mi chiese di fargli questa consulenza qui. Però lui era già un pizzaiolo, ha una pizzeria nella provincia di Vicenza e lo feci anche per questo, nonostante mi sentivo un attimo, tra Indeciso. virgolette, indeciso se farlo o meno. Lo E c'è feci, per fortuna è Christian andato bene, è andata benissimo, anzi. che dice questo: le lezioni vanno bene per quelli che hanno delle basi e spesso hanno degli intoppi sull'impasto, ad esempio. Quindi ecco un po' più o meno il discorso che stiamo dicendo. Allora, ci sono due domande, una di Gabriele e un'altra di Giuseppe. Farei prima quella di Gabriele perché quella di Giuseppe invece si ricollega a un altro punto che voglio approfondire con te. Gabriele ti chiede: qual è stato il momento più importante nella tua carriera? Io credo che ce ne sono stati diversi, onestamente. Sicuramente, lo dico così, non per fare il santo con la cresta, è stato quando ho fatto una decisione, perché poi vedendola lunga di quello che sto facendo oggi, è stato 6 anni fa, andai a lavorare per una compagnia grossissima, dove si facevano dalle 4 alle 5.000 pizze a settimana, quindi con un giro di lavoro assurdo. Nei primi 4 mesi, nonostante avessi 13-14 anni di esperienza, ero pagato come il garzone ed ero già sposato e avevo un bambino, il mio primo figlio Brian. Quello l'ho fatto perché volevo dare una svolta, quindi penso che quella è stata proprio la svolta della mia carriera. Infatti, partendo dal basso in quella compagnia, lavorando in una pizzeria che faceva quei numeri, mi ha dato poi quella spinta per poter vedere il lavoro complessivo a 360 gradi, perché facendo quei numeri diventa veramente impossibile stare dietro a tutta la gestione di una pizzeria che, ripeto, non è solo il fare l'impasto e fare la pizza, è tenere sempre la giusta preparazione, tenere il locale soprattutto pulito e splendente, che è la cosa più difficile quando si fanno 5.000 pizze a settimana. E diciamo che quella è stata la svolta, sì, quello è stato il momento della mia carriera che secondo me, io lo penso sempre perché mi ricordo che il fine settimana lavoravo il sabato, venerdì e sabato, che erano i giorni che si lavorava di più, dalle 9:30 di mattina fino a mezzanotte con un'ora di pausa. E la domenica ritornavo al lavoro sempre dalle 9:30 alle 5. Quindi il weekend mi sparavo tipo 30 ore o qualcosa del genere. E mi ricordo che quando andavo sulle scale mobili, scendendo dalla stazione, mi cadevano le ginocchia la domenica pomeriggio. Però quello poi è stato, c'è una svolta, un momento della mia carriera che volevo prendere qualcosa nonostante facendo dei sacrifici, nonostante non fossi
pagato per il giusto soprattutto, però l'ho fatto per dare una svolta alla mia carriera. E questo secondo me è il punto della mia carriera che ricordo di più al momento. Guarda Ciro che continua a darti sostegno. Uno importante l'ho vissuto anche io da spettatore. A Londra, grande Marco Fuso, un trionfo in terra straniera da leader. Grazie, E Ciro, ciao, un bacione. ti fa anche complimenti al vostro tutorial. È comunque molto interessante scambiare il pensiero di tutti. Poi da esperti come voi si può rubare solo esperienza. C'è Gentilissimo, Ciro. invece Giuseppe che ci fa una domanda che ci stiamo ponendo un po' tutti in questi giorni. Con questa quarantena dove tutti stanno preparando pizza in casa, secondo voi aumenterà la pretesa o la presunzione? La presunzione del cliente quando andrà a mangiare la pizza in pizzeria. Però non la pretesa, penserà di saperne di più, però chiederà sempre lo stesso. Però ecco, adesso ci vogliamo concentrare un poco su quello che stai facendo adesso, perché tu ora sei in attivo, non puoi lavorare, effettivamente non puoi fare corsi in giro. Tu avevi un calendario di corsi ben nutrito, ti muovevi spesso tra Londra e Manchester, soprattutto sul territorio inglese, per non Sì. parlare delle varie consulenze all'estero. Ovviamente in questo periodo tutto è finito per tutti quanti, siamo tutti fermi e quindi tu ti sei riciclato come molti pizzaioli stanno facendo in questo periodo, ovvero stai facendo un poco di corsistica online con l'elemento che ti distingue del fatto che tu parli inglese e quindi ti rivolgi a un pubblico internazionale che è molto ricco. Io voglio dire, se vi capita di seguire le lezioni di Marco, potete dare un'occhiata al numero di persone presenti contemporaneamente. Tra l'altro, lui svolge le lezioni su due canali contemporaneamente, con live Instagram e con live Facebook. Allora, dando un occhio al numero di presenze, la live Instagram ha un numero costante superiore a 40, che per Instagram il numero di follower che Marco ha sul suo profilo è molto alto, soprattutto perché rimane costante e non scende mai. Ma su Facebook supera tranquillamente i 100 e i 110, quindi stiamo parlando di due canali differenti, andandoli a mettere assieme facciamo diciamo una presenza di 150 persone in contemporanea, che poi ovviamente bisogna vedere quanti di loro ti seguono durante tutta la live, quanti si Allora, connettono a sì, momenti io ho alterni. fatto una piccola ricerca nell'ultima live, perché poi logicamente, no, te le vai a vedere queste cose, voglio dire, lo facciamo tutti, senza essere, sai, guardare, no? No, ma è giusto perché uno deve No, anche tenere conto del perché suo giusto per pubblico. capire se hai un seguito o meno. Allora, su Facebook sono arrivato anche a punte di 150 nell'ultima live, Ottimo. Instagram superati 50. Nel complessivo, nell'ultima live, che era poi il cook along, no? Cioè praticamente funzionava in questo modo: io il giorno prima insegnavo a fare un tipo di pizza e il giorno dopo, tutti insieme, nello stesso momento, andavamo a cucinare quell'impasto che avevamo preparato. Bene, a questa ricetta, a questo, diciamo, corso online, chiamiamolo come vogliamo, hanno cucinato insieme a me più di 100 persone, che voglio Cento dire, persone in contemporanea. più di 100 persone in contemporanea. C'è anche uno dei post tra Instagram e Facebook. Visitatori complessivi sono stati più di 2000, poi tra il solito entra, esci, no? Certo. Però è stata una bella soddisfazione. E secondo me questa cosa potrà solo crescere perché, come hai detto tu, farlo in inglese attirerà Ma sicuramente soprattutto più gente. cresce perché all'estero c'è fame di pizza napoletana. E questo è, intanto salutiamo Sergio che se ne sta andando, ci dice di nuovo grande Marco e Giuseppe che ha detto che se ne va. Ciao Sergio, ciao. Roger ha una domanda, la mandiamo subito, però concludiamo prima questo discorso. C'è questa fame di pizza napoletana che io ho sottolineato più volte, è molto presente soprattutto nel Regno Unito. Ormai è diffusa a livello europeo, però, esatto, però essendo che il Regno Unito è stato un poco il capostipite di questa diffusione della moda anche della pizza napoletana. Abbiamo, soprattutto grazie alla cultura dello street food che loro hanno, abbiamo tantissime persone che ti seguono perché non vogliono solo imparare a fare la pizza in casa,
ma vogliono anche trarne un profitto, vogliono crearsi un'attività collaterale che poi potrebbe anche diventare un business primario. Per farla semplice, molte persone vogliono aprirsi il loro stand di pizza, di street pizza, e venderla nei mercati. E siccome in Inghilterra, Regno Unito, c'è una forte presenza di mercati rionali, che sia farmers market, che sia il mercato del vicoletto della strada del paese, ce ne sono tantissimi, l'opportunità di business è altissima. Però adesso io ti chiedo, perché secondo te proprio la pizza napoletana, chiamiamola napoletana con l'accezione più larga del termine, perché poi quello che ho notato io è che si va molto anche sull'aspetto estetico della cosa, ovvero puntare molto sul canotto, sul cornicione gonfio. Per molti quella non è napoletana, ma non è di questo che vogliamo parlare adesso. Però ecco, però possiamo anche affrontarlo questo discorso dopo, ma adesso concentriamoci su questo. Secondo te, perché si vogliono concentrare su questa modalità di impasto? Allora, te lo dico da leccese. Io sono innamorato della pizza alla napoletana. La metto in questo modo. Cioè, i primi 10 anni da pizzaiolo li ho passati in Puglia, come dite voi napoletani, facendo il biscottino, no? Tra l'altro amo anche quello, perché sono cresciuto, cioè, se lo ma fai certo, appena, perché tu comunque sei come pizzaiolo, sei molto versatile, non ti limiti a un solo stile. Sì, quello è stato proprio anche sei efficiente della mia carriera. Esatto. Poi per dire questo, cosa penso della napoletana? Poi, appunto, 10 anni fa, quando arrivai a Londra, ho incontrato, di solito incontri la più giovane e lasci la vecchia, no? Io in questo caso ho fatto il contrario, ho incontrato la vecchia e ho lasciato la più giovane, credo. Nel senso che quando ho incontrato la pizza napoletana, che è una storia, no, secolare, cioè, come fai a non innamorarti di questa pizza? Come veramente, cioè, è una cosa molto semplicissima, ma che riesce a darti un'emozione solo mangiandola. Mi ricordo, per dire un punto, no? Ero nel Salento, quindi facevo il biscottino, ero a fare una stagione. Questa è una cosa che mi sono ricordata adesso al momento e la voglio raccontare. Credevo di fare un'ottima pizza, ok? Non avevo mai neanche mangiato la pizza napoletana. Lavoravo in un villaggio turistico in Puglia. E parte dei ragazzi, adesso non mi viene il nome, sai, quelli intrattenitori che lavoravano lì nel villaggio, parte di loro erano napoletani, anche il capo dei ragazzi. Allora, quando 2 volte a settimana mangiavano la pizza, allora una volta gli chiedo a lui, come sai, perché ci tenevo comunque, allora com'era la mia pizza, no? Poi sapevo che lui era napoletano. Dice sì, Marco, era buona, però non te la prenderà male. Dice un'altra cosa: è quella pizza napoletana che quando prendi lo spicchio la devi prendere con 2 mani, perché altrimenti no, ti sbrodoli addosso, per dire, no, con tutto il pomodoro e la mozzarella. Beh, io penso che questo è il punto forte napoletano, e questo viene fatto facendo cioè, una combinazione di ingredienti semplicissimi, dal pomodoro alla mozzarella. Al basilico, all'olio steso su un disco di pasta che viene fatto maturare o lievitare per almeno 24 ore, cotto in 60-90 secondi. Quindi parte dei prodotti non subisce neanche come si dice, non subisce una trasformazione come quella che può succedere nella pizza a biscottino, no? Quindi gli ingredienti rimangono abbastanza rustici. Ed è quello, secondo me, il punto forte della pizza napoletana, perché in pochi secondi, con pochi ingredienti semplici, riesci ad avere una pizza che ti dà un'emozione. E questo è quello che sta succedendo in UK. Tutto questo che sto dicendo, vabbè, lo sappiamo un po' tutti, no? Perché è il punto forte della pizza napoletana. Però questo, siccome poi gli inglesi non sono stupidi, amano il buon cibo, no? Quindi quando è arrivata la napoletana tramite quelle pizzerie storiche che tu conosci benissimo ormai a Londra, anche loro ne sono rimasti stupefatti da questa cosa, da questa semplicità, ma che ti trasmetteva un'emozione, ti dava questi sapori forti, intensi. Ma a livello cioè gli inglesi a livello poi che hanno cominciato a fare business, perché hanno capito che praticamente in questo processo riesce a fare un profitto enorme. Esatto. Nel senso che anche loro erano abituati
a questa tipo, a, tipo alla pizza che anch'io usavo, che faccio ancora, non è un problema, anzi, la pizza classica, no? Alla thin crust o al biscottino, come viene chiamato. Però la differenza è che una sta in un forno per 4 minuti, l'altra quando sei super busy e non fai un impasto troppo idratato, la puoi cuocere anche in 60 secondi. Di conseguenza puoi capire che puoi lavorare tantissimo sulla quantità, no? E questo è quello che poi le pizzerie più storiche di Londra hanno fatto, cioè hanno costruito, cosa dire, il loro impero, Sì. ok? È per cui una pizza, una cosa così semplice, ti dà un'emozione, la mangi subito, in un secondo, e ti fa fare un profitto enorme. E per quanto riguarda gli street food, è cambiato tutto. Tu sai che ci sono due o tre ragazzi che fanno lo street, hanno cominciato con lo street food, specialmente uno, il nostro caro amico in comune, e adesso ha aperto la sua pizzeria, no? Michele. Cioè loro hanno cominciato, quindi sono stati i primi italiani a prendere questa pizza a portafoglio e portarla qui a Londra. Da lì gli inglesi hanno preso questa idea e l'hanno fatta anche un po' loro, ok? Tantissimi di quelli che tieni presente che il 60% dei miei corsisti fanno street food, ok? Cioè hanno cominciato con dei tutorial su YouTube. E poi vengono da me perché vogliono migliorare il loro prodotto. Quindi è una cosa bellissima, no? È una cosa bellissima perché, specialmente a chi vive, gli italiani che vivono sul territorio, ci dà la possibilità, pian piano, di poter mangiare una pizza buona un po' dappertutto. E ci sono tantissimi di questi che hanno cominciato praticamente, come secondo lavoro, facendo la pizza 2 o 3 volte a settimana nei pop-ups, no? Come li chiamano loro. Fino ad arrivare al punto di lasciare il lavoro principale e dedicarsi soltanto alla pizza. Quindi questa cosa sta spopolando, Sì, cioè è sta spopolando diventata anche ormai perché un must. comunque, esatto, perché comunque loro stanno andando a coprire tutte le loro nicchie, perché fino a che sei in una grande città dove sai che ci sono quelle due o tre pizzerie che ti possono fornire il prodotto, tu andrai da loro, ma quando magari sei nel paesino, nel mezzo della contea inglese sperduta nella brughiera e la gente effettivamente non ha opportunità e tu gli stai presentando questo prodotto nuovo, là è profitto sicuro, se sai fare anche una buona comunicazione e poi come tu hai ben sottolineato, puoi vendere, puoi massimizzare il profitto anche grazie alla quantità del prodotto che vendi. Quindi è effettivamente molto intelligente come cosa. Si lega alla mentalità di marketing che gli inglesi hanno. Allora, abbiamo due domande, quella di Roger di prima, alla quale adesso andiamo a rispondere, e c'è un'altra da parte di Vincenzo. Intanto c'è un commento da parte di Stefano che dice: "Amico mio, da una delusione al successo, il rimpianto lo tengo solo io, dovevamo essere soci, ricordi?" Queste sono cose vostre. Io rido perché mi fa ridere il commento, però No, immagino che allora siano storie sì, vostre. te la spiego al volo. Stefano, cioè praticamente ci siamo cresciuti, siamo amici dall'infanzia. Allora praticamente ricordo che prima, pochi mesi prima che partissi per Londra, mi chiamò e mi disse: andiamo a vedere questa pizzeria. Ed era in un paesino proprio vicino a Lecce. L'andammo a vedere, poi non mi ricordo il motivo perché poi la cosa non si fece più. Però in teoria l'accordo era che prendevamo questa pizzeria in società. Quindi, poi purtroppo partì per Londra e non si è fatto più. Senti, allora, rispondiamo alla domanda di Roger. Dopo questo periodo, come cambierà il mondo pizza rispetto a qualche mese fa? Ovviamente, questo secondo un tuo punto di vista. Esatto, perché è una domanda che tra virgolette è un po' difficile, anche perché in Italia siete un po' più avanti, qui in Inghilterra siamo, credo, una settimana, 10 giorni, o forse 2 dietro a quello che è successo in Italia. Come cambierà? Nel frattempo è cambiato tutto, cioè, tutti i ristoranti sono quasi chiusi, una grossa compagnia, non so se l'hai sentito, è appena fallita, tipo, sì, da pochi giorni. È stato un colpo quello effettivamente. E visto, cioè io spero che sarà ripresa perché ci sanno tantissime persone, tipo 2000 persone che perderanno il posto di lavoro, però vista la situazione, chi si va a comprare Carluccio col senno di poi? Perché appunto non si capisce bene cosa succederà quando poi pian piano ci sarà la ripresa. La speranza di tutti è quella che è di tornare,
come prima, il più presto possibile, no? Quello sicuramente. Io Anche credo che da se. questo punto di vista magari i piccoli imprenditori o anche, ecco, la risposta potrebbe stare proprio nello street food, Esatto, nel proprio quello senso che pensavo. invece di stare a guardare le grosse attività, le pizzerie che comunque richiedono delle ingenti spese, con quattro soldi tu ti metti in mezzo a una strada, fornisci cibo a basso costo alle persone, hai un alto profitto e in quel caso la ripresa può essere vantaggiosa per te. Assolutamente, quello sarà sicuramente una delle cose che andrà per la migliore, anche perché tu hai vissuto a Londra per tanti anni e sai che i mercati sono sempre super busy, specie all'ora di pranzo. La ripresa io credo che ci sarà, però credo anche che sarà graduale, perché c'è una paura in giro che cioè, la gente ha paura, parliamoci chiaro, quindi ho capito che fra un mese, 2 mesi, quando tutto sarà finito o pian piano ricominceremo, non è che la gente sta dietro la porta dei ristoranti appena è finita sta pandemia per entrare nei ristoranti. Ma non voglio scoraggiare nessuno con questo. Anzi, io mi auguro che sia il contrario. Però, ponderando un po' la situazione, credo che la ripresa ci sarà, ma sarà anche quella graduale. Senti, allora abbiamo la domanda di Vincenzo da Amsterdam, il mitico Vincenzo Nembo che tra l'altro abbiamo intervistato anche un paio di settimane fa. Nei tuoi corsi cerchi di inculcare il tuo stile di pizza oppure ti basi su un discorso accademico di panificazione? Un abbraccio, anche perché poi Ah. ricordiamo che Marco viene dalla panificazione e per questo è anche un grosso appassionato di biga. Sì, assolutamente. Allora, io l'imposto. Ciao Vincenzo, innanzitutto. Vincenzo, fammi spendere un minuto. Io ti dico che ho girato il mondo, e gliel'ho anche scritto apposta, lo dico, però voglio che lo sappia la gente, perché persone così non ne ho mai trovate. Ero ad Amsterdam per fare una fiera e ne ho girate tantissime di nazioni, anche trovando ragazzi locali, ma senza niente da dire su questi ragazzi. Però per la prima volta mi è successo che un italiano che era in fiera insieme a te in un altro stand, e questo era Vincenzo, si è messo a disposizione al 100% e mi ha anche aiutato. Quindi è una cosa che porto nel mio cuore perché è stato un gesto veramente grande, veramente appreciated, that tu parli inglese. Per quanto riguarda, cerco sicuramente di inculcare la base della panificazione, cioè nel senso proprio il modo esatto per fare le cose. E poi ci metto anche un po'. Name from iPhone Marco. Aspetta un attimo perché mi è partita Alexa a casa, non so se si sente. Infatti, dicevo io, mi chiedevo chi fosse quella voce, ho detto ma maestro Volpi, perché è una voce un po' robotica. Sì, spero l'abbiano stoppato. Vincenzo, che dice Sicuramente troppo. la base è importantissima, quindi parto dalle basi, inculcare al 100% qual è la strada da seguire per fare un ottimo prodotto. E poi nel frattempo faccio conoscere anche la mia pizza, quello perché come tu ben sai sono uno che guarda molto alla contemporanea. Quindi di conseguenza so che questo tipo di pizza è anche tanto seguito, quindi è giusto che se un ragazzo, anche giovane, che fa già il pizzaiolo, ma vuole aggiornarsi o imparare qualcosina, è giusto che io gli dia una buona base e poi mostrargli anche quello che secondo me è il mio punto di vista della pizza, anche perché sta venendo a un mio corso, quindi sicuramente sa che tipo di pizza prediligo. Certo, anche perché poi comunque uno non dovrebbe mai fermarsi solo al corso di un pizzaiolo, se cerca l'aggiornamento va a cercare differenti maestri dai quali potrebbe apprendere le tecniche che gli servono e crearsi uno stile suo, un'identità sua. Però tu adesso hai utilizzato la parola della discordia contemporanea. Adesso io ti chiedo, per te cosa significa pizza contemporanea? Allora, da tenere presente perché non mi conosce, perché o magari mi conosce solo per sti benedetti Canotti, che 10 anni fa i Canotti non esistevano. Qualche pizza napoletana aveva un bordone un po' più alto, ma niente a che vedere con quello di oggi, anche perché qualcuno, qualche volta anch'io, esageriamo un po'. Quindi il primo amore, come dicevo prima, è scoccato con la pizza classica napoletana, tanto che nel 2014 ho fatto anche una gara a Parma e sono arrivato terzo per la STG. Poi da lì, vedi, questo è successo nel mio caso perché comunque il mio background, ho sempre guardato un po' anche alla panificazione in generale.
conoscevo già la biga da tantissimi anni, perché magari chi non lo sa, la biga in pizzeria, nella pizza classica o croccantino, come viene chiamata, già esiste da 20-30 anni. È stato che quando qualche pizzaiolo campano l'ha inserita sulla napoletana, che è successo il patatrac, però sulla pizza classica, sulla pizza in pala, la pizza in teglia, la biga era già bella e buona che usata. E da lì il passo è stato breve poi a sperimentare. Quello che posso dire è la mia esperienza personale. Non voglio dire che una sia più buona dell'altra, perché ognuno ha i suoi gusti, ragazzi. Sicuramente la pizza fatta con un preimpasto ha delle proprietà diverse, quello sicuramente. Io la prediligo perché a me piace questa esplosione, non solo del cornicione, ma proprio dei sapori che un preimpasto dona al prodotto finale. Allora, intanto c'è Antonio Caldarelli, non saprei se mandare questo commento, però cerco di non scremarli tutti. Tira più un cornicione di biga e vabbè, Antonio, hai un Che senso di umorismo abbastanza particolare tu. la vabbè, abbiamo capito. Vabbè, Tra l'altro, Antonio, non lo conosco personalmente, spero ci sarà occasione, ma siamo amici su Facebook, quindi è un altro maniaco della pizza. Scusami se però ci stavo. fammi passare questo termine, l'aggettivo. Però lo se seguo Antonio con piacere perché vedo che è sempre affamato di pizza. Quindi è un personaggio da seguire. Anche solo basta che se ne parli, immagino che in questi giorni in cui stiamo soffrendo un po' tutti, per lui live del genere siano dei toccasana, però anche solo per visualizzare la pizza. Ho visto che ti sei dato a quelle congelato, attenzione. Senti, io non ho capito il commento di Filippo che dice comunque Vincenzo della domanda di prima era un impostore, uno spam. Capisco che sta scherzando, però non ho capito perché. Filippo, a cosa fai riferimento principalmente? Perché voi vi conoscete un poco tra tutti quanti, anzi, in realtà io non sapevo di questo Sì, Filippo è un episodio caro amico. passato pure. No, però io mi riferivo anche tra te e Vincenzo, non sapevo che anche voi avevate avuto l'occasione di conoscervi di Sì, ci persona. siamo conosciuti ad Amsterdam ed è stato un grande piacere, ripeto, anche per quell'episodio che ho raccontato. Quello che mi è dispiaciuto, assolutamente, ma sicuramente ci sarà un'altra occasione, è di non essere andato a trovarlo in pizzeria, perché purtroppo, sai, sei in fiera e ti invita quello che ha organizzato la fiera, è un po' un casino, però mi sarebbe piaciuto andarci. Ci andrò sicuramente appena tutto questo sarà passato. Ma speriamo al più presto, perché comunque anche tutti quanti noi abbiamo il desiderio di tornare nelle nostre pizzerie preferite, che siano in Italia o all'estero. Però ecco, stiamo scoprendo tante nuove opportunità. Tra l'altro, gioca molto in questa, sempre per ritornare al discorso dei corsi che tu stai facendo adesso, che facevi, ma che stai facendo adesso anche online. Gioca molto il fatto che c'è molta più possibilità per le persone di farsi la pizza in casa, grazie anche alla tecnologia. E tra i fornetti a gas stile Rockbox o stile Uni e invece i fornetti elettrici tipo F1 della Ferrari, sembra che ormai chiunque possa farsi la pizza in casa. E allora, ritornando a quella questione di prima, secondo te cosa può dare in più un pizzaiolo anche per diciamo portare avanti la tradizione, anche perché poi assistiamo a questo genere di evoluzione anche nelle pizzerie, tipo la diffusione che c'è dei forni elettrici, un poco per comodità, un poco anche per esigenze, perché il forno a legna non si può installare dappertutto. E allora, diciamo, tra la contemporanea e questa cosa che le persone si fanno la pizza in casa e quindi ne capiscono un poco di più, su cosa dovrebbe giocare un pizzaiolo invece per portare un prodotto distintivo? Cioè, ci Beh, deve potrebbe anche esserci giocare. un ritorno alla tradizione, secondo te? Beh, io mi auguro che ci sia, però i tempi vanno avanti e le cose evolvono. Cioè, questo non significa che la tradizione deve sparire. Attenzione, non voglio essere mal No, interpretato, anche mi perché poi permetterei. ti arriva una No, shitstorm dei puristi no, della tradizione che ma quando non mai? finisce Ma più. tieni presente che tantissimi dei pizzaioli storici di Napoli, ne conosco tantissimi, tra cui uno in particolare. È veramente una persona a me carissima, lui è proprio tradizionalista al massimo. Non mi permetterei mai, la tradizione esiste, deve esistere e continuerà ad esistere, perché deve essere così, perché è tutto partito da lì. E poi è normale che la nuova generazione porterà avanti
l'evolve, cioè l'evoluzione della pizza, quello purtroppo è inevitabile. Per quello che De Quarto riguarda il pizzaiolo, cosa deve fare? Beh, deve aggiornarsi sempre di più, capire, stare sempre un passo avanti al cliente che cerca di fare la pizza buona a casa. Così sicuramente avrà sempre la sua pizzeria piena di persone, perché io una volta mi è entrato dentro questo motto che non è mio, guardando una puntata di Gordon Ramsay in Hell's Kitchen, no, no, Hell's Kitchen, era quello dove gira i ristoranti, adesso non ricordo il nome. Praticamente, sai, questa cosa funziona che lui va a vedere queste cucine nefaste, cucinano Cucina da malissimo, incubo, cucina da incubo, sì. e poi chiede ai clienti perché quando provano il loro cibo non ci tornano più. E mi ricordo che un cliente disse: ma se io vado a mangiare in un ristorante o in una pizzeria, deve essere perché il posto dove andrò a mangiare cucina molto meglio di come faccio io a casa. Capisci? Ma il discorso è che grazie a questi fornetti anche la gente a casa può farsi una pizzetta che non è niente male, però non credo che si arriverà mai a sostituire la pizzeria, specialmente in Italia. Giuseppe ci lancia un'altra delle sue metafore. No, credo che sia come per l'espresso al bar e quello fatto nelle caffettiere tipo Nespresso. Non ha influito per nulla. Ma Esatto, un po' mi trovi d'accordo, un po' neanche a mi voler trovi tirare la Nespresso, perché comunque abbiamo delle ottime caffettiere casalinghe fatte anche in Italia, tipo quelle della De'Longhi, però è che comunque sono. Ti fanno un signore espresso, però magari tu vai al bar perché oltre ad avere il caffè con la cremina e anche la sensazione bella di stare là, di metterti al bancone, di parlare col barista se d'accordo. vuoi, è un po' tutta l'esperienza ristorativa che conta. Esatto, la condivisione con gli amici, che può dare anche la pizza facendola a casa, però non scordiamoci che adesso siamo in lockdown, siamo chiusi a casa, ma quando questo finirà, la gente a casa ormai non vuole neanche più sporcare. Esatto. Quindi non, il problema non sussisterà, credo. A proposito, ma la crisi del lievito da voi non c'è stata ancora? C'è stata e c'è ancora, anche la reperire solo la farina è ancora un po' un problema, non a livello diciamo di farina professionale, ma quanto nei supermercati, perché qui i supermercati sono stati presi d'assalto, come avranno già detto Come è i ragazzi accaduto che mi comunque hanno anche un po' preceduto, dappertutto, quindi sì, non. nell'altre live. Sì, è praticamente tipo io praticamente aiutando un po', cioè le live che faccio le faccio anche per aiutare queste persone che sono chiuse a casa, perché non è che tutti hanno i soldi per ordinarsi 10 sterline o due pizze, 20 sterline 2 volte a settimana, capisci? Non sta perché mo chi lavorava ed è costretto a stare a casa comunque riceverà un taglio sullo stipendio. Come tu ben sai, gli affitti qui sono belli alti, e tra virgolette le mie live, non per fare il santo, ci mancherebbe, si rivolgono anche ad aiutare un po' a fare una pizzetta buona a casa, così una volta a 2 settimane ti togli lo sfizio, se non te la puoi permettere. Poi se lavoro, c'è il lavoro ce l'hai, vattela a comprare in pizzeria, non sbagli, quello sicuramente. Oppure te la ordini surgelata come ha fatto il nostro Come ha mitico fatto Caldarelli, Antonio. che non smetteremo mai di rimproverare per questo abominio. Senti, io ti volevo chiedere un'ultima cosa prima di concludere. Vorrei ritornare un attimo sul discorso di come fare a mantenere quella che possiamo chiamare la brand reputation, perché tu eri molto popolare già prima, da un punto di vista internazionale, proprio perché, come abbiamo detto, tu hai girato il mondo grazie anche alla tua fama di pizzaiolo, e adesso stai facendo in modo che la gente appunto non si dimentichi di te. Ora, tu sei una persona singola, non hai una tua attività, però tu avresti dei consigli basati sulla tua esperienza da passare ai tuoi colleghi per fare in modo di continuare a non farsi perdere di vista. E in modo che questo possa aiutarli nella ripresa una volta che questa crisi sarà finita. Sì, cercare di andare avanti e inventatevi qualcosa. Inventatevi qualcosa, lasciate stare le serie, a stare a guardare le serie fino alle 5 di mattina, perché poi vi alzate alle 2, siete anche un po' nervosi perché siete a casa. Quindi inventatevi qualcosa di quello che facevate prima, cercate di portare avanti in qualcosa. Tanti pizzaioli stanno facendo quello che sanno fare, fanno le dirette, fanno un qualcosa. Provateci, non abbiate paura.
Cioè No, non ma da devi questo avere punto di vista in vecchio. Italia, nella prima settimana Diciamo c'è stato che un boom vedo, di live dirette. sì, ma quelli più famosi, tanti sono un po'. Ragazzi, lanciatevi, non abbiate paura perché deve essere così, cioè, ci dovete provare. Anche se ti conosce, anche Esatto. se ti vede una persona, si ricorderà di te quando aprirai la tua pizzeria, sarà un cliente in più. Ricordati questo. E poi per quanto riguarda la brand reputation, io sto cercando di portare avanti questa linea, no? Che è un po' quella, insomma, che da parte del mio business. Potrei fare, che sicuramente farò, dei piccoli video corti che poi metterò su YouTube, però fare queste live che durano un bel po' e anche quello poi di mostrare alla gente quello che so fare, quello che possono loro imparare se nel futuro. E che potrò insegnare se loro nel futuro verranno a uno dei miei corsi. Quindi credo che questo lo sto facendo col senno di poi, cercando di non buttare via tutto quello di positivo che ho fatto negli ultimi 2 o 3 anni, perché sarebbe un peccato. La stessa cosa vale per chi ha la pizzeria. Io vedo tantissimi pizzaioli che ne seguo vari, anche che prima era abbastanza social, che adesso che fa il takeaway è sparito, non pubblica neanche più una pizza. Vedi, quello secondo me è sbagliato. Senti, allora, prima di chiudere c'è un'altra domanda tecnica, quindi vogliamo rispondere anche a questa. Sempre da parte di Christian, a proposito di lievito, preferisci lievito fresco o secco? Preferisco il lievito fresco 100-0. È una Ci dici mia cosa perché? personale. Non Non lo c'è so, un motivo forse dipende dalla personale. qualificazione. Il prodotto mi dà un qualcosa in più. In generale, a livello di sapori, anche la fermentazione è diversa. Intanto salutiamo Tony Campanile, che però ci raggiunge quando ormai siamo quasi al termine, anzi siamo praticamente al termine. Quindi Marco, come io ho fatto con tutti quanti, ti chiedo di chiudere lasciando un messaggio all'umanità. In realtà già hai detto una bella cosa dando il tuo consiglio su come mantenere la propria immagine, su come non farsi dimenticare. Però questo è il momento in cui tu puoi dire quello che vuoi, relativo a qualsiasi cosa, qualsiasi messaggio che vuoi lanciare, anche solo dire peace and love, è tutto per te. No, vabbè, quello che voglio dire a tutti i miei amici italiani, veramente, tanti ragazzi che conosco, sicuramente stanno guardando, guarderanno. Ragazzi, state a casa, porca miseria. Più uscite a rompere le palle, fatemelo dire, fuori, anche per comprare ogni giorno un pacco di sigarette, più mettete a rischio che questa situazione la prenderà per le lunghe e durerà ancora di più. Se volete tornare come prima, il più presto possibile, state a casa. È quello che Grande sto facendo Marco, anch'io. io non posso che associarmi al tuo messaggio, è la cosa più importante in questo momento. Senti, io ti ringrazio tantissimo, noi speriamo di ribeccarci al più presto anche Va live, però bene. va bene, noi ci teniamo in contatto, anzi rimani qua perché come al solito ci facciamo una chiacchierata offline, io Allora. e te, però salutiamo tutti quanti, grazie ancora di essere stati con noi. Purtroppo non posso ancora annunciare l'ospite pizzaiolo per la prossima volta perché sto ancora aspettando delle conferme, ma ovviamente come al solito ve lo farò sapere il giorno prima per quanto riguarda i pizzaioli sulla pagina Pizza Dixit. Per chi invece sta seguendo queste live anche sul mio profilo personale e sapete che le sto facendo a giorni alterni, un giorno un pizzaiolo, un giorno degli ospiti che non hanno niente a che vedere con il mondo pizza. Domani sera avremo il piacere di parlare con Paolo Attivissimo, che è un popolarissimo divulgatore e soprattutto debunker. Se non sapete cos'è un debunker, ve lo spiegherò domani, non voglio trattenervi più del dovuto, però sarà una chiacchierata molto interessante. Il tema sarà le fake news al tempo del coronavirus. Ho voluto prendere questo spazio anche al di fuori del tema pizza, perché comunque sono sempre io che faccio queste cose. Marco, ci stanno salutando in tanti, quindi mandiamo gli ultimi saluti prima di chiudere. C'è Antonio. Ciao Antonio, grazie mille di Ciao essere sempre con Antonio, noi. spero di conoscerti presto, sarà un piacere sicuramente. Ringrazio tutti quelli che ci hanno dedicato anche un minuto della loro vita, del loro tempo, a guardare questo live. Siamo tutti più vicini così. Filippo dice uscite solo a comprare la farina. Dario ci saluta, grande Dario, Il anche limite se lo trovate. esatto, il lievito se lo trovate, anche Gabriele, ciao Gabriele, ciao di nuovo Filippo, un abbraccio e di Ciao nuovo Tony. Filippo.
Tony, sei arrivato tardi, ma sai che potrai vederti questa live in differita. Allora, salutiamo di nuovo tutti quanti. Marco, grazie mille di essere stato con noi. Buonasera a tutti e buonasera a te. Ciao ragazzi, buona serata.